Buongiorno a tutti, sì, sono vestita nella moda Lolita perché apriremo la box di Rebelle. È la box di Halloween, si chiama Cruise Love ed è firmata da Louis Putin perché le illustrazioni e tutto sono fatte da Louis Putin. Ci saranno, ci sarà un libro che parlerà, oddio, della perché il tema è sposa cadavere, sarebbe, il tema sarebbe amori dannati, cose così. Il libro, un secondo che non mi ricordo come si chiama, il libro si chiama A Cruise Love Story, è esclusivo per la box. E è illustrato da Louis Putin e sarebbe La sposa cadavere, Il mistero di Sleepy Hollow e Lo sposo fantasma. Quindi ora apriamo la box. Non vedevo l'ora arrivasse, la sto aspettando da tantissimo. Le box di Rebelle sono sempre le mie preferite, poi Louis Putin è la mia illustratrice preferita, oh mio Dio, è gigante. Ok. Allora, l'avevano detto, sarebbe stata la box più grande, cioè è la box più grande che abbiano mai fatto. Ora vi faccio vedere bene i dettagli. Questo disegno di Louis Putin. Oh, tonight I gave you my soul and I am dead. Con il fantasma dell'opera. Questa suppongo sia la sposa, una stilizzazione della sposa cadavere. Sopra, qua abbiamo il nome Cruise Love e sopra c'è una farfallina, una falena? Sì, è una falena, io adoro le falene. Allora, ok, c'è un sacco di roba. Ok, ok, allora io prenderei per prima cosa la card. Prenderei come prima cosa la card. Non voglio vedere quello che ho scritto. È un po'... ok. L'illustrazione, come sempre, c'è la card con l'illustrazione della box. Dietro c'è scritto tutto ciò che c'è, ma non lo voglio vedere. Prenderemo il libro. Oh, oddio, ma è sottilissimo! È piccolissimo! Adoro! Louis Putin è una delle mie illustrazioni italiane preferite. Delle illustrazioni che ci sono dentro. Ok. Ok. Poi c'è una scatolina che fuoriesce, quindi io prenderei la scatolina. There are darkness in life and there are lights and you are the light and the light of all lights. Non ho idea di cosa sia, ma l'illustrazione mi piace un botto. Ok, scusate. Excuse me. È bellissima. È stupenda. Io non la so usare, ma imparerò perché è bellissima. Partiamo col botto. Si parte col botto. Ok. Ok, ok, Rebelle. Il team di Rebelle si, come posso dire, migliora. Cioè, come... tu pensi non possa migliorare? E loro migliorano sempre le box. Sempre, 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 sempre. Ok. Ok, prossimo c'è un foglietto. Vediamo questo foglietto.
Ah, ok, sono le novità in libreria. Ok, il Regno dei Silenziosi lo devo. Non so se lo voglio prendere ancora, perché voglio vedere se. Se al salone, perché quest'anno molto probabilmente sarò di nuovo al salone del libro, se al salone viene l'autore, il disegnatore, cioè il disegnatore, e viene e fa gli sketch perché lo comprerei lì, però non so. E la regina dei buffoni la voglio prendere pure, e mamma mia. Ok, quindi questa è semplicemente novità in libreria. Ok, ci sono altre tre cose. prendere questo. Ok, Fantasma dell'Opera. E un braccialetto. I am the phantom. It is because man's hatred has made me so. If I am to be saved, it is because your love redeems me. Piccola disegna del phantom. Ok. Ora lo aprirò così perché non voglio rovinare la stampa. Ok, sono riuscita a salvare la stampa, ok. E ora vediamo il braccialetto. Penso sia un braccialetto, non lo so cos'è. È un braccialetto, mi dispiace, ma io non li metto i braccialetti, mi danno troppo fastidio. Però bellissima. Ok, sì, è un braccialetto. Che carino! Un braccialetto, sì, è un braccialetto. Forse posso farlo portachiavi? Portachiavi. Un braccialetto con appunto a tema Phantom of the Opera. Ora ve lo faccio vedere. Ok. E ora gli ultimi due. Uno me l'ero già spoilerato per sbaglio. È questo. Ed è una stampa. C'ho un sacco di stampe di Lupin che devo appendere. La numero 10 su 1500. Vogliamo parlarne? No, perché Lupotin fa sempre le stampe bellissime, quindi, cioè, cosa mi aspettavo? Ok, ora l'ultima cosa è gigante e c'è una tavola Ouija, urlo. Allora, se è una tavola Ouija, urlo. Una spirit board dovrebbe essere. Aspettate. Ok, Till We Are Ghosts, bellissima la grafica, come sempre. Tutta la box è a tema, cioè è firmata da Louboutin perché ha idea, cioè ha disegnato lei, tutti i disegni sono tutti suoi. Uso altre cose di divinazione, ma da appendere questa bellissima, c'è anche. Super approvata come sempre. Io come sempre approvo sempre, cioè se non le continuerei a comprare le box della Rebelle. Fanno sempre cose stupende. Ora prendiamo. Questa era la box. Vi farò vedere un'illustrazione. Ecco.
Questa l'avevo vista sul suo Instagram. Perfetto, questo andrà nella mia... Io ho un praticamente mezzo scaffale tutto per i libri di Rebel e Louis Poutin. C'è un sacco di libri di Louis Poutin. Quindi sì. Allora, rimetterò tutto qua dentro perché devo fare i video anche per Instagram. Ok, quindi questa era la box. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di farlo uscire oggi il video, devo editare, infatti ora faccio quello per Instagram e poi vado a editare. E nulla, bacini!